ce la faranno i nostri eroi a fare questo video oggi, perché è la terza volta che cerco di registrarlo. Un colpo di luci, un colpo il campanello, sono fatte le 11, le luci non sono più buonissime, ma ci accontentiamo. Oggi volevo farvi un video per farvi vedere come faccio io a pulire le jar delle Yankee Candle o altre candele, comunque in jar. Voi sapete benissimo che queste candele comunque sono in vetro, hanno dei barattoli anche molto carini, quindi insomma una volta terminate è molto carino riciclarle. Ci sono vari modi di riciclarle ovviamente. Vi invito, qualche fotografia l'abbiamo sul nostro gruppo Y Candle Mania Italy. Vi invito a farci un giro se vi va, sotto comunque vi metto sempre tutti i riferimenti. Ora, io ho fatto ieri alcune riprese durante appunto le operazioni di pulizia jar. Pulire la jar internamente non è tanto difficile, quanto il complicato è levare l'etichetta, e adesso questa l'ho tutta manata e quindi è già opaca, però vi assicuro che è venuta spettacolare, cioè non ha un alone da nessuna parte. E il complicato, vi stavo dicendo, è non tanto neanche levare l'etichetta, quanto levare i residui di colla che restano, eccetera eccetera. Io ci sono sempre riuscita, ma con un sacco di olio di gomito, come si suol dire. Ieri mi è venuta un'idea proprio mentre pulivo questa jar, e ho pensato insomma di farvela vedere. Ho già controllato le riprese fatte, non è venuto un piccolo pezzo che però non è molto importante. Allora, intanto vi dico cosa ti serve per fare questa cosa. Allora, mi serve dell'acqua bollente, io qui ho preso un pentolino vuoto solo per farvi vedere che qui ci va l'acqua bollente proprio. Vi serve una paglietta tipo questa, o anche di altro genere, anche una di quelle spugne che hanno il lato comunque che gratta, rigorosamente asciutta. Vi serve dell'olio, io qua ho dell'olio di semi girasole, perché comunque ho utilizzato questo, vabbè, ormai è finito, diciamo che cerco di utilizzare un olio che non costi tanto, anche se ce ne va poi poco. Comunque va bene anche olio d'oliva o qualsiasi tipo di olio. Vi serve poi del detersivo per i piatti e praticamente basta. Allora, cosa bisogna fare? Una volta terminata la vostra candela, io cerco di consumarla più possibile, a volte non riesco a consumarla totalmente, quindi con un coltello entro, rompo la cera che c'è all'interno, la levo e poi la utilizzo nel bruciassenze, cioè comunque penso che facciamo così un po' tutti. Una volta fatta questa operazione, io faccio bollire un pentolino di acqua, anche più grande di questo, dipende quanto è grande la jar. Una volta appoggio la jar sul lavandino con qualcosa sotto, naturalmente, perché poi diventa bollente. Una volta bollita l'acqua, che è, insomma, una volta andata a ebollizione, verso all'interno della jar l'acqua, la riempio praticamente tutta, adesso naturalmente questo senza tappo, perché sennò non si riempie, genio, e la riempio di acqua e la lascio praticamente, solitamente prima la lasciavo praticamente raffreddare in modo che tutta la cera si sciolga, va in superficie, viene allo stato liquido praticamente, ma una volta freddata l'acqua, quindi dopo qualche ora, si risolidifica e si può buttare e praticamente questo è intatto. Una volta fatto questo, io la mettevo o in lavastoviglie o la lavavo a mano e diciamo il gioco era fatto. Quello che restava da fare era togliere l'etichetta. Cosa ho pensato ieri? Siccome io prima l'etichetta la levavo scaldandola col phon in modo che venisse via meglio possibile, e poi utilizzavo comunque un batuffolo di cotone o una spugnetta e utilizzando sempre l'olio, però comunque dovevo grattare e fare questa operazione più volte comunque, perché si sciogliesse la colla. Ieri cosa ho fatto? Ho pensato di tirare via l'etichetta mentre la jar era piena d'acqua bollente. Quindi adesso voi vedrete adesso le immagini e ci vediamo dopo. Thank you.
dovreste aver visto il video appunto delle piccole riprese che ho fatto ieri. Come avete visto, io ho levato l'etichetta da bollente. Naturalmente state molto attenti perché diventa incandescente, quindi o utilizzate un paio di guanti, o comunque, come avete visto, io la tenevo da qui, che in questo punto diciamo non c'era l'acqua e quindi era a una temperatura decente. Ho levato l'etichetta, che viene via molto bene dopo qualche minuto che l'acqua bollente è all'interno della jar. Dopodiché ho preso questa paglietta asciutta, che non era proprio questa ma era un'altra, versandoci dell'olio sono riuscita a togliere la colla che era rimasta e che si era comunque scaldata e quindi sciolta molto bene. Dopodiché ho utilizzato un'altra spugna con del detersivo per i piatti per levare i residui di colla. Fatto questo, io ieri sera, una volta freddata l'acqua, ho levato tutti i residui di cera, li ho buttati e l'ho messa in lavastoviglie. Il problema che continua a persistere è quello dell'odore. Dunque, se voi dovete, adesso questa è di nuovo zozza perché la sto maneggiando da un'ora, comunque vi assicuro che è lucidissima, il problema non sussiste se voi dovete riciclarla mettendoci, che ne so, le rocche di filo, bottoni, dei sassi, dovete fare delle composizioni, delle piantine, quindi insomma non sussiste in questo caso. Se invece desiderate comunque mettere all'interno di queste jar riciclate, insomma jar vuote, cibi, caffè o insomma qualsiasi altra cosa, c'è il problema dell'odore. Questo è uno dei problemi, diciamo, più difficili da risolvere. Questa era una cranberry pear media, quindi ha una persistenza, cioè proprio l'odore qui si sente molto. Quello che vi consiglio io, che poi l'odore non è altro che questa guarnizione qui che rimane l'odore, di conseguenza i miei consigli sono: allora, all'interno non ce n'è più di odore, quindi potete dedicarvi soltanto al tappo, perché davvero lavandola bene, come vi ho detto, e comunque mettendola in lavastoviglie o lavandola più volte con anche aceto, sempre in acqua fredda, mi raccomando, perché l'acqua calda trasferisce gli odori, di conseguenza si attaccano peggiormente. Questo è un trucchetto che mi insegnò la ragazza che praticamente faceva la rappresentante del Bimby. Mi insegnò, per pulire la guarnizione del Bimby, che comunque è di plastica, di pulirla e lavarla sempre con acqua fredda, altrimenti gli odori delle cose che cucinavo si trasferivano. Quello che vi consiglio io, ieri ho provato a metterla in c'è il bicarbonato, c'è l'aceto, prodotti all'aceto, sempre a bagno, magari per una notte, eccetera, eccetera. Questa, che vi ripeto, la difficoltà dipende dall'intensità della jar. Se la jar era una jar blanda, ci riuscite abbastanza bene. Se la jar come questa era una fragranza, scusate, che si sente bene, fate un po' fatica. Di conseguenza adesso io con questa la lascerò immersa per giorni nei fondi di caffè. Questo è un trucco che io ho utilizzato anche per altre jar che ho già riciclato e che ha funzionato benissimo. Quindi io, quando faccio il caffè, sia che utilizzo la macchina che utilizzo la moka, tengo i fondi in una scatolina e poi ci piazzo il tappo della jar, o di così e lo riempio, o altrimenti proprio così, tipo nella terra, e lascio lì. In questo modo, facendolo magari anche più volte, si riesce a come si dice, a ovviare al problema. Io devo, altrimenti si può levare, come vedete io sono riuscita a levarlo, si può levare questa parte che è quella che dà il problema, come vi dicevo, e farlo anche solo con questa, e basta lavare bene bene questa parte qui. A levare questa guarnizione vi levate il 90% dei problemi. Ripeto, questa cosa qui la facciamo soltanto se vogliamo utilizzarlo per dei cibi, perché se vogliamo utilizzarlo per altro è poi lo stesso, l'odore piano piano se ne va comunque. Vi ripeto, spero di esservi stata utile. E ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!